Allora, buonasera a tutti e buonasera a tutte. È un grande piacere, direi un onore, essere qui oggi con Silvana Patriarca e Valeria De Plano a discutere nei giovedì del Parri di un volume importante che si intitola Il colore della Repubblica, figli della guerra e razzismo nell'Italia post-fascista. Il volume è questo ed è pubblicato da Einaudi. Diciamo che questo libro è l'esito di una storia di ricerca, quella di Silvana Patriarca, che insegna alla Fordham University di New York, che ha indagato negli ultimi anni il tema dell'italianità come dato, diciamo, di costruzione, come dato storico e non naturale da diverse prospettive, e in particolare molto interessanti per vedere anche la costruzione di un laboratorio di pensiero dello storico, si potrebbe dire. Anzi, della storica, sono i volumi pubblicati da Patriarca. In particolare ricordo Italianità, la costruzione del carattere nazionale, edito da La Terza, ma anche Costruire la nazione, la statistica. E il risorgimento edito dall'Istituto Nazionale di Statistica nel 2011. Quindi un percorso che, diciamo, sia pure in modi diversi, con modalità diverse, con ricerche anche di carattere diverso, ha tentato, con successo direi, di ragionare intorno al modo in cui appunto l'italianità è stata costruita dalle sue classi dirigenti, ma anche da attori diversi, lo vedremo per questo libro in maniera piuttosto interessante, per dare una rilevanza storica a questo processo e quindi una consapevolezza diversa anche del ruolo che diversi attori, anche nella contemporaneità, possono avere nel pensare, nel costruire l'italianità. E questa è ovviamente la ragione principale per cui l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha deciso, nella sua serie di presentazioni del giovedì del Parri, di ragionare insieme a voi, in qualche modo, di questo tema, che è un tema assolutamente rilevante, non solamente dal punto di vista storiografico, ma anche dal punto di vista, diciamo, dell'etica dei cittadini, della cittadinanza. Silvana Patriarca discuterà di questo libro con una persona che per noi è particolarmente adatta a ragionare su questi temi, ed è Valeria De Plano. Valeria De Plano insegna all'Università di Cagliari e si occupa di colonialismo e di decolonizzazione in maniera particolare e è autrice di una serie di libri di cui vi ricorderò Per una nazione coloniale, il progetto imperiale fascista nei periodici coloniali, che è del 2018, La madrepatria è una terra straniera, libici, eritrei e somali nell'Italia del dopoguerra, che è del 2017, e anche L'Africa in casa, propaganda e cultura coloniale nell'Italia fascista, che è del 2015. Appunto, è un'attenzione dedicata a un aspetto specifico della storia dell'Italia fascista e del dopoguerra, ma che ci invita a riflettere esattamente come ci invita questo libro, diciamo non solamente sulla costruzione dell'italianità, ma anche sui nessi esistenti, sulle continuità e sulle discontinuità esistenti tra Italia fascista e Italia repubblicana. E in questo senso, diciamo, in questo 2022, che diciamo, rappresenta una data, un momento importante anche di confronto, di riflessione, intorno al peso del ventennio fascista nella storia d'Italia e in relazione al centenario ovviamente della marcia su Roma, riflettere su l'italianità razzista è un importante viatico per parlare dell'Italia di oggi. Lascerei quindi la parola a Valeria Del Plano per una prima riflessione su questo volume, per poi lasciare la parola a Silvana Patriarca. Grazie Valeria e grazie Silvana di essere qui. Grazie a te Giulia, grazie all'Istituto Parri per aver inserito questo libro nel ciclo di presentazioni del Giovedì del Parri. Anch'io sono molto contenta di questa occasione di poter discutere con Silvana e con Giulia del libro di Silvana Patriarca. Come ha detto Giulia Albanese,
nell'introduzione, questo è un libro che ricostruisce un caso specifico, quindi il caso delle bambine e dei bambini che sono nati durante la Seconda Guerra Mondiale da relazioni tra donne italiane bianche e soldati afroamericani. La storia della loro percezione pubblica, la storia delle loro madri, la storia dell'assistenza attuata nei loro confronti, la storia del rapporto con i loro padri. Ma che è un libro che ha come proprio oggetto ultimo della riflessione non solo queste bambine e questi bambini, poi diventate peraltro persone adulte, ma l'Italia repubblicana, lo dice lo stesso titolo. Quindi il modo con cui l'Italia repubblicana, l'Italia postbellica, l'Italia antifascista, l'Italia democratica, ha concepito i propri confini identitari. Dopo la fine della guerra, dopo il crollo del fascismo e dopo il crollo, la fine del periodo coloniale formale. Quindi le domande, la storia delle bambine e dei bambini ovviamente è la storia che è stata ricostruita, di cui chiaramente parleremo, ma le domande di fondo sono che cosa significhi essere italiani nella Repubblica, nel suo farsi, quindi nei suoi primi decenni, chi è considerato parte di quella della nazione repubblicana e quale ruolo ha il razzismo nel definire queste appartenenze o le eventuali non appartenenze. È una questione importante, secondo me, da porre nel modo con cui Silvana Patriarca la pone per l'Italia repubblicana. È innanzitutto importante il fatto proprio di porsere queste domande, perché il tema dei confini dell'italianità è un tema più proprio, nel senso che è più esplicitato dal discorso politico e quindi anche più studiato, per quanto riguarda il ventennio precedente, quindi il ventennio fascista, perché il governo fascista, il governo di Mussolini, non faceva mistero di voler tracciare con sempre maggiore chiarezza, in modo sempre più definito, che cosa volesse dire essere italiani e italiane e che cosa invece fosse escluso dall'idea di appartenenza all'italianità. Quindi è stato già studiato con più attenzione, ad esempio, il ruolo che la bianchezza assume in maniera crescente nel corso del ventennio fascista, nel definire questo confine. Sappiamo bene che il culmine di questo ruolo si raggiunge nella seconda metà degli anni 30, dopo l'occupazione dell'Etiopia, dopo la proclamazione dell'impero, quando viene definito che per essere persone italiane non occorre soltanto essere figli di padre italiano, come la legge sulla cittadinanza diceva, ma bisognava anche non essere figli di persone africane o di persone ebree. E tutta la serie di dispositivi normativi messi a punto nella seconda metà degli anni 30, che si basavano sul sangue, quindi sul fatto di definire in che modo si potesse ricadere nelle due categorie escluse dall'italianità, quindi d'essere ebrei o essere afro-italiani, si accompagnava a un discorso pubblico, a una propaganda che faceva leva sulla linea del colore, quindi il sangue è anche l'aspetto fisico. Il colore della pelle, la nerezza, diventava un marcatore di diversità, di alterità irriducibile all'italianità a quel punto, perché significava al contrario un elemento di degenerazione dell'appartenenza italica. Quindi essere neri e essere italiani diventava una contraddizione in termini. Poi tutto questo, che era
detto, affermato dal diritto, era ripetuto dalla propaganda, quindi era un discorso che faceva parte della quotidianità dei cittadini e delle cittadine italiane, scompare con la Repubblica che non si pone questa questione, non parla più di confini dell'italianità, tantomeno in questi termini. La Repubblica nasce non solo antifascista, ma dichiaratamente antirazzista, rifiuta la legislazione discriminatoria, prima la legislazione antisemita e poi anche quella che aveva impedito dal 40 il riconoscimento come cittadini italiani dei figli dei rapporti tra uomini italiani e donne africane. Nella Costituzione c'è un esplicito rifiuto del razzismo. Quindi scompare dalla legislazione, scompare dal discorso, non è sicuramente una questione rivendicata, però è anche vero che negli ultimi anni diverse ricerche, non solo di carattere strettamente storico, ma anche che attengono all'ambito più degli studi culturali, hanno messo in evidenza come questa cesura sia in realtà meno netta. Quindi come l'affiancamento, ad esempio, di Nerezza della Nerezza a elementi negativi continui anche nella cultura e nella percezione della società italiana repubblicana. Come l'educazione italiana, penso ai lavori di Gianluca Gabrielli su questo, come il sistema educativo italiano tardi a liberarsi di discorsi razzisti o comunque di riferimenti all'idea di razza anche biologica che si erano affermati e facevano parte della formazione dell'italianità già dall'Ottocento. Ecco, il libro di Silvana Patriarca si inserisce in questo filone di studi e a mio parere consente di fare un passo avanti nella riflessione, nel ragionamento, a partire, questo chiaramente anche per la mia formazione, per i miei interessi di ricerca e anche il filone che vorrei seguire nella lettura di questo libro, a partire dalle analogie e dalle differenze che propone rispetto al più noto caso del razzismo coloniale e anche delle sue eredità nel periodo repubblicano. Il colore della Repubblica utilizza tutta una serie di fonti, tra l'altro fa un lavoro di cucitura, possiamo dire, di fonti di tipo diverso, utilizza fonti ovviamente archivistiche, fonti documentarie, fonti a stampa, fonti culturali, moltissimi riferimenti cinematografici, fonti orali, per ricostruire in maniera complessa la storia di questi bambini in tutti gli aspetti che ho detto prima. E parte da un tema che è quello da cui piacerebbe partire anche a me, che è quello delle madri. Quindi la storia dei bambini si lega e diciamo si comprende anche necessariamente all'interno della storia delle donne che hanno delle relazioni con i soldati afroamericani. Secondo me è un punto di partenza importante anche per ragionare appunto sulle differenze rispetto al caso coloniale, anche su, chiaramente sulle analogie. È un tema che in realtà è stato anche affrontato in questi termini, ma senza lo studio sui figli da altre storiche. Penso a Silvia Casamagnaghi o a Vincenza Perilli. Noi nella storia appunto italiana, partendo da un po' più indietro, abbiamo un altro esempio di bambini figli di unioni interrazziali. Dico qui una cosa che pensavo di dire dopo, ma forse lo pongo subito come problema a Silvana, che è il problema della terminologia. Cioè che in italiano abbiamo una mancanza di termini per definire
i rapporti tra persone bianche e persone nere e anche la condizione dei bambini che nascono da questo tipo di relazioni, se non attingendo a un lessico che però è quello elaborato nel periodo di cui dicevo prima, nel periodo del razzismo formale scientifico. Quindi una prima domanda che io vorrei porre a Silvana, perché so che il libro è uscito prima in inglese. E quali difficoltà ha posto questa traduzione? Quali difficoltà ha posto questa assenza di parole? Perché io ogni volta che parlo di questi temi ho un'enorme difficoltà a trovare le parole giuste per non veicolare contenuti che non sono quelli che io voglio veicolare. Dicevo, noi abbiamo un altro esempio di bambini nati da relazioni tra persone bianche e persone nere, sono i bambini gli afro-italiani, quindi nati nel contesto coloniale. In quel caso, queste bambine e questi bambini sono coloro che su cui ricade direttamente lo stigma, che non ricade chiaramente perché maschi sul genitore italiano. Nel caso invece analizzato da Silvana Patriarca, lo stigma si ripercuote in primis sulle vite dei bambini e però si ripercuote anche sulle donne, forse in primis direi sulle donne e poi anche sui bambini che avevano rapporti con i soldati afroamericani. Vengono E lei lo ricostruisce molto bene, rappresentate come degenerate, vengono rappresentate come colpevoli di comportamenti innaturali, esattamente come innaturali erano considerate prima le relazioni tra donne italiane e sudditi coloniali. I loro rapporti vengono interpretati dai contemporanei come conseguenza di atti di violenza, o come prova di una condizione di minorità, quindi una non capacità di intendere e di volere da parte delle donne. Perché l'idea di relazioni consensuali tra donne bianche italiane e uomini neri afroamericani non era riconducibile al modello razzista, che ancora evidentemente a quel punto faceva parte della società italiana. Quindi questo è uno degli elementi di continuità che si vedono con una chiarezza esemplare, secondo me, nel lavoro di Silvana Patriarca, però si vede anche un'altra cosa. E questo è, secondo me, ancora più interessante, un po' della continuità, forse visto che appunto gli studi su questo avevano già detto qualcosa, per la scelta anche di dare voce alle donne, alle madri di queste bambine e di questi bambini, Silvana Patriarca restituisce quello che si chiama adesso l'agency a queste donne, quindi restituisce loro la parola e la rivendicazione della loro scelta. Quindi non abbiamo subito questo rapporto, l'abbiamo scelto. Quindi in qualche modo il libro apre anche uno spaccato su elementi di resistenza all'interno di una società che era evidentemente ancora patriarcale e razzista assieme, che però al proprio interno aveva delle storie che meritano di essere raccontate, come questo libro fa, di tentativo di difesa di un modello diverso dal modello dominante. E questo è un altro elemento su cui vorrei sollecitare Silvana Patriarca, cioè di raccontare il ruolo e anche il motivo che sta dietro la scelta di questo tipo di costruzione della narrazione, perché io l'ho trovato particolarmente opportuno, ecco, una storia che racconta il razzismo, ma racconta anche la resistenza pratica nella propria scelta di vita quotidiana al razzismo.
L'altro elemento, a parte quello delle madri, secondo me è, vabbè, chiaramente è quello centrale, quindi la storia di queste bambine e bambini, appunto, poi persone adulte. E qui il paragone con il contesto coloniale è utile, diciamo, in negativo, no? Per far vedere cosa ci dice la differenza tra i due casi? Allora, il caso dei bambini degli afro-italiani è un caso di mancata concessione della cittadinanza. Dal 1940 c'è la legge che impedisce che i bambini, i figli degli unioni tra colonizzatore bianco e donne suddite africane possano essere riconosciute come bianchi, come italiani, scusate. Perché avere del sangue non italiano corrompe e rende impossibile, impraticabile immediatamente la loro italianità. Come io ho detto prima, questo è qualcosa che ho avuto modo di studiare direttamente, e poi questa legge viene abolita nel 47, ma la Repubblica dimostra enormi difficoltà a elaborare un percorso per cui chi non aveva avuto la cittadinanza a causa di una legge fascista potesse invece rivendicare la propria italianità, il fatto di essere italiano in quanto figlio di padre italiano. La Repubblica ammette, il governo repubblicano, i ministeri, le amministrazioni locali a cui a un certo punto queste questioni vengono delegate, mette tutta una serie di problemi di tipo burocratico che non riconoscono la realtà dei fatti, fatta di uomini che si erano spostati, avevano lasciato l'Africa e non volevano più avere niente a che fare con la vita che avevano avuto là, quindi non avevano intenzione di riconoscere i figli, con il fatto che ci fosse stata una guerra, quindi i documenti erano difficili. Peraltro, lo dico con un inciso, questa è una storia che non attiene solo al passato, ma attiene anche al presente, perché attualmente ci sono circa 300 italo-eritrei che, facendo leva sulla legge sulla cittadinanza del 92, stanno ancora provando a ottenere il riconoscimento del fatto di essere figli di italo-eritrei e quindi e di poter accedere alla cittadinanza italiana, cosa che in questo momento sarebbe per loro opportuna perché darebbe loro modo di spostarsi anche dall'Eritrea, volendo, che insomma, ha un governo non di tipo democratico. E quindi è una storia che riguarda anche il presente e che riguarda quindi l'accesso alla cittadinanza formale. La storia che racconta invece Silvana Patriarca è diversa. È per certi versi ancora più incredibile, perché noi stiamo parlando di bambine e bambini che sono cittadini italiani, quindi la cittadinanza formale ce l'hanno, ma questo non impedisce loro di essere visti immediatamente da tutti i soggetti o da quasi tutti i soggetti che hanno a che fare con loro, come comunque estranei alla comunità nazionale. Quindi è un caso molto evidente della differenza che intercorre tra cittadinanza formale e cittadinanza sostanziale. C'è una frase che Silvana Patriarca dice, insomma, vengono considerati come estranei, proprio la cittadinanza non conta assolutamente niente. È appunto molto interessante seguire il ragionamento di Silvana Patriarca e vedere come diversi siano i soggetti, quelli che attengono all'ambito ecclesiastico, il sacerdote Carlo Gnocchi, che è uno dei protagonisti di questa storia, che è colui che propone di spostare questi bambini in un ambiente che sia più favorevole a loro, perché è un ambiente in cui il colore della pelle conta meno che in Italia, quindi propone lo spostamento in Brasile. Ma anche soggetti laici, ma anche soggetti che attengono al mondo scientifico, come Luigi Gedda. Possiamo dire che in qualche modo la cesura istituzionale, cioè il fatto che questi bambini accedano senza alcun problema istituzionale alla cittadinanza italiana, conta meno della invece continuità culturale, culturale e pratica. Luigi Gedda era attivo, faceva i suoi studi sugli africani prima in periodo fascista, e poi continua a farli su questi bambini in periodo repubblicano. Questo è un altro grande tema che ritroviamo.
Altre due cose, così lascio poi la parola all'autrice. Un elemento che ho trovato molto interessante è l'inserimento di questa storia all'interno di un contesto più ampio, che ci racconta da una parte appunto questo contesto, e il contesto è quello da una parte. Chiaramente è una storia che riguarda anche gli Stati Uniti, uno dei motivi per cui il ricongiungimento tra le madri, che a volte vogliono ricongiungersi con i padri dei bambini, e i padri afroamericani, uno dei motivi che impedisce questo ricongiungimento è che il contesto è quello degli Stati Uniti, della segregazione. E quindi è difficile immaginarsi. Molte donne vengono messe sull'avviso che non sarebbe opportuno, non sarebbe soprattutto facile poi vivere in un contesto simile. Ma il contesto è anche quello di un'Europa in cui questo problema, cioè della difficoltà di accettazione, dei, bambini, nati da questo tipo di relazioni, è un problema europeo. Molto interessante è lo spaccato che apre la storia dell'inviato del Pittsburgh Courier, credo, che va in Gran Bretagna per rintracciare la storia dei bambini che Silvana definisce biraziali nel libro, in Gran Bretagna, e ci va mandato da una testata della comunità afroamericana per insomma, sollevare anche la preoccupazione, la consapevolezza della difficoltà che possono affrontare questi bambini in una Europa che non è abituata e soprattutto non è ben disposta nei confronti delle persone nere. Questo quindi ci racconta che questa storia sta dentro a una storia di razzismo che definisce l'Europa post-bellica. E poi però mettere il caso italiano in questo contesto più ampio serve anche per vederne le peculiarità. E qui farei la seconda domanda o forse la terza, a Silvana, che attiene alla maggiore peculiarità del caso italiano, che è il ruolo della Chiesa Cattolica e il rapporto tra Chiesa Cattolica e razzismo antinero, che emerge nel suo lavoro, emerge per alcuni aspetti, per alcuni aspetti soprattutto della Chiesa, che è un mondo ampio e complesso. Quindi le chiederei magari se è possibile un approfondimento su questo tema. Quindi le peculiarità dentro un contesto, ma la cosa con cui io chiuderei, l'elemento con cui io chiuderei, appunto, che però ci racconta di un'Italia che è davvero fuori dal paradigma di eccezionalità con la quale la si è letta a lungo rispetto al contesto europeo. E invece fa vedere molto bene come il razzismo a vari livelli, appunto, istituzionale, di percezione sociale, scientifico, perché invece sembra che il mondo della scienza venga immediatamente epurato da ogni riferimento al razzismo dopo il 1951, quantomeno. E così non è nella pratica. Questa storia ce la racconta bene e ci racconta come appunto le origini della Repubblica siano molto, molto influenzate invece da queste persistenze, ma anche rielaborazioni del razzismo. Grazie Valeria, ovviamente lascio la parola immediatamente a Silvana. Prima di tutto vorrei ringraziare Giulia Albanese, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri per questo gentile invito a presentare il libro. E un grosso grazie anche a Valeria che si è prestata a introdurlo così bene, nonostante che so che ha avuto dei problemi, un po' dei problemi di salute di recente, per cui grazie mille. Insomma, le domande che mi fai sono belle e sono anche un po' difficili, questa della difficoltà del linguaggio, perché in effetti è stato complicato tradurre questo libro. Devo dire, che mi ha dato molti problemi. Perché sono consapevole appunto che l'uso della parola razza può
tendere a reificarla, insomma, e so che c'è in Italia, in Europa più generalmente, una difficoltà ad usarla, mentre nel contesto americano, io ho scritto questo libro prima di tutto in inglese, il termine razza ha delle valenze più complesse, cioè non si riferisce semplicemente a così, non è un termine solo biologico, è un termine sociale, è un termine che è stato, a cui è stato dato un nuovo significato dalle lotte delle persone che sono state razzializzate. Quindi, diciamo, la comunità nera, la comunità afroamericana negli Stati Uniti, nel corso delle sue lotte ha appropriato questo termine e gli ha dato un nuovo significato. E l'antirazzismo che esiste negli Stati Uniti è basato appunto sull'idea di race, cioè è un antirazzismo che usa questa categoria come categoria sociale per cercare di combattere appunto il razzismo che nasce negli Stati Uniti dalla schiavitù, ha una lunga storia. In Europa la parola razza è collegata al fascismo, al nazismo, alle leggi razziali, all'olocausto, e quindi è diventata una parola tossica, insomma. Però la questione è che non possiamo semplicemente ignorarla, perché se vogliamo scusate, se vogliamo combattere il razzismo, dobbiamo riconoscere appunto che questo termine comunque è usato dalle persone e anche insomma è nella mente delle persone. La razza non esiste, ma esiste anche. Quindi dobbiamo fare i conti con questa realtà. E io appunto nel libro, in una nota sul linguaggio, cerco di dire appunto, mi rendo conto appunto della problematicità della razza, di questo termine, però appunto non devo usarlo tra virgolette e devo usarlo con questa consapevolezza. E in ogni caso il linguaggio è una realtà che cambia continuamente, e quindi io posso anche pensare che con la società italiana che cambia, ci sarà appunto anche un cambiamento del linguaggio e nel tempo può darsi che assuma altre connotazioni. Quindi mi inserisco insomma in questo dibattito, ho parlato, ho chiesto anche aiuto a persone che sono, per usare questo termine, biraziali, e a come si pensano, come si definiscono. E alcuni non hanno problemi a usare questa terminologia, tra l'altro, non so, magari tra virgolette, però appunto la usano. Quindi ecco, questa è una questione importante da tenere presente. Poi volevo riferirmi alla tua seconda domanda, che era quella sulla questione della agency, anche della resistenza delle persone a un contesto in cui ci sono idee dominanti ancora di tipo razzista, come appunto quello dell'Italia del dopoguerra, dell'Italia degli anni 50, in cui non c'è stata una discussione in realtà su quello che è successo prima a livello di politiche razziali, eccetera. C'è stato appunto, direi, una rimozione, c'è stato il rifiuto da un lato, bisogna riconoscere il rifiuto del razzismo, però anche una limitazione dell'idea di razzismo essenzialmente al razzismo anti-ebraico, quindi all'antisemitismo, no? Mentre il razzismo coloniale non è una questione che nessuno si pone questa questione, insomma, il razzismo contro gli africani. E quindi diciamo, in quel contesto lì comunque ci sono persone che resistono, che hanno, insomma, e non solo, direi, non solo tra le donne, ci sono anche altri che hanno, insomma, idee di eguaglianza. Queste idee circolano naturalmente in quel periodo, non dico che appunto che la popolazione italiana nel suo complesso è completamente dominata da queste idee, da idee razziste. Però appunto, allora, è importante capire l'articolazione tra
queste realtà. E la resistenza, appunto, la resistenza, l'antirazzismo si esprime allora soprattutto appunto in idee universaliste di eguaglianza. E mi sembra importante appunto focalizzarsi anche su quelle per capire la complessità di quel periodo, insomma, e anche per capire il nostro presente, appunto, in cui ci muoviamo, in cui abbiamo dei veri problemi di continuo razzismo e ci dobbiamo riflettere sulle modalità del nostro antirazzismo, insomma. Quindi anche per me scrivere questa storia è anche un modo per riflettere su continuità, discontinuità anche nel presente, non solo appunto su continuità e discontinuità rispetto al passato fascista e colonialista, ma in qualche modo avere degli strumenti anche per capire le dinamiche nel presente, i problemi che le persone razzializzate anche oggi si trovano ad affrontare in una società che continua a rappresentarsi appunto come bianca, soprattutto, anche se con questa definizione contestata, no? Però diciamo l'idea dominante è ancora una certa idea di italianità che si collega anche al colore della pelle, che si collega anche a una idea somatica di quello che è appunto l'italiano o l'italiana. Ecco, questo era un po' un'altra idea che sta dietro al libro, insomma, riflettere appunto sulle modalità del razzismo e dell'antirazzismo nella storia repubblicana di quegli anni, che sono poi gli anni tra il 45 e l'80. Io non mi spingo poi nel periodo successivo, che ha tutta una nuova, diciamo, dinamica, ha una una nuova dinamica, nel senso che a quel punto, da partire dagli anni Ottanta, la società italiana diventa molto più multietnica di quello che è stato prima, e quindi diciamo ci sono poi tutte le questioni legate all'immigrazione, eccetera. Però su il periodo che studio io è il periodo in cui si cristallizzano certi atteggiamenti, eccetera, che poi vedremo in atto anche dopo. E uno di questi atteggiamenti potrebbe essere anche la negazione del razzismo italiano, cioè che appunto noi non siamo razzisti, quindi è un po' già lì, in quel periodo lì in cui la Repubblica nasce, che si concretizza questo, si cristallizza questo atteggiamento che è molto forte oggi, di minimizzazione del razzismo, no? Quindi questo è un po' una questione che avevo sempre in mente. E la storia, poi mi è chiesto anche la questione della peculiarità italiana, se c'è una peculiarità italiana in questa storia, che in realtà è parte di una storia europea, della storia, sono gli europei che si considerano appunto dopo l'Olocausto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, continua a dominare l'idea dell'europeo bianco. Quindi è una storia, l'idea dell'italiano bianco è una storia comunque parte di questa più larga storia europea. E sì, le peculiarità italiane sono in parte legate a questa rimozione della minimizzazione del fascismo e questo ignorare la questione coloniale, quello che il colonialismo ha prodotto in termini di stereotipi dell'africano, dei popoli non europei. Però c'è insomma la circolazione, il fatto che naturalmente ci sono stati pochissimi, non ci sono chi è stato coinvolto nell'applicazione delle leggi razziali non viene minimamente toccato. Nell'applicazione o anche nella teorizzazione della inferiorità razziale degli africani, dei non europei, nelle politiche antisemite, tutti questi personaggi
fanno una transizione indolore dal fascismo al postfascismo, sono ancora lì e ci sono personaggi appunto come Corrado Gini, che era uno statistico ma anche un eugenista, che aveva idee razziste e le proclamava ancora apertamente nel dopoguerra ed era al suo posto nell'Accademia italiana, insomma ancora molto potente. Quindi c'è questa continuità con il fascismo, che naturalmente ha delle analogie con quello che succede in Germania in quel periodo, però sappiamo che la Germania ha fatto i conti a un certo punto con, a livello pubblico, a livello di discorso pubblico, con il passato fascista, con il nazismo, cosa che l'Italia non ha ancora completamente fatto. E quindi questa è già, diciamo, una analogia, ma anche differenza rispetto ad altri paesi. La peculiarità italiana, secondo me, è nel fatto che c'è questa forte presenza della Chiesa anche, no? La forte presenza della Chiesa che in parte è responsabile anche dell'idea dell'italiano brava gente, insomma, quindi la Chiesa si è sempre presentata come una forza dal lato dell'uguaglianza, dalla proclamazione di valori universali, no? dell'inclusività e così via, però di fatto non è così. Sappiamo dei rapporti tra la Chiesa e la storia del colonialismo, quindi della lunga del lungo periodo in cui la Chiesa ha appoggiato il colonialismo, che di fatto ha stabilito, ha creato idee di inferiorità dei popoli colonizzati, e la Chiesa continua ad essere un importante attore sociale, politico, istituzionale, anche forse anche di più nella storia repubblicana, specialmente in quegli anni, negli anni fine degli anni 40, anni 50 e così via. Per cui è importante capire appunto la visione che gli uomini di Chiesa hanno sia dell'italianità che di coloro che non possono essere considerati italiani per una serie di motivi, nonostante che abbiano la cittadinanza italiana, come si è detto. Per me questo è il caso fondamentale, cioè un aspetto molto importante della storia, appunto, come Valeria ha già messo in rilievo, no? Che questi sono cittadini italiani formalmente, ma non vengono riconosciuti come tali. Ed è anche qui una storia, appunto, che parla molto, da questo punto di vista, parla molto al presente. E per tornare appunto alla questione della Chiesa, anche lì non voglio dire che la Chiesa nel suo insieme, gli uomini di Chiesa nel loro insieme fossero razzisti, però c'erano appunto delle idee molto precise rispetto a una certa inferiorità, insomma, culturale di persone che non avevano, soprattutto persone di colore, di persone africane e così via. Quindi questo, diciamo, questa peculiarità è poi nella dualità, insomma, del messaggio cristiano, cioè anche lì in qualche modo uguaglianza formale ma poi non sostanziale, no? Universalità che ha dei grossi limiti e quindi questo discorso, insomma, cattolico sulla razza è importante, bisogna capirlo. Oggi la Chiesa naturalmente ha degli atteggiamenti completamente molto molto diversi, però anche lì l'eredità, insomma, di questo discorso, l'eredità del discorso cattolico è importante da tenere presente, perché secondo me ci sono ancora anche lì delle certe continuità in certi atteggiamenti della società italiana oggi nei confronti anche di chi non è bianco. E quindi, insomma, questo è un po', per me è un po' un viaggio, scrivere questo libro è stato un po' un viaggio per capire meglio anche molti aspetti del presente e per fare un po' i conti io stessa anche con la mia il tipo di
lavoro che ho fatto in precedenza, nel senso che anche lì mi sono accorta a un certo punto quando scrivevo, dopo aver finito il libro sull'italianità, che l'ultimo periodo che ho esaminato in quel libro, a quel punto anche lì non si vedeva più la razza in qualche modo. Quando parlavo appunto della concettualizzazione del carattere nazionale, il discorso del carattere nazionale dopo il 45, sembrava che appunto la razza fosse sparita, ma invece non era vero, cioè, e rimane appunto, continuava a rimanere nelle carte che poi ho visto, nelle carte delle amministrazioni statali o delle amministrazioni locali, insomma delle istituzioni religiose e così via. Quindi non è un'idea che è evaporata, ma che è rimasta lì. E si vede appunto andando negli archivi, cioè per me è stato importante questo libro per ritornare un po' negli archivi, anche perché avevo fatto con il libro sull'idea di italianità, avevo lavorato soprattutto quasi esclusivamente su fonti di biblioteca, su libri, sul linguaggio, ma è secondo me importante invece in una storia sul razzismo, anche sull'antirazzismo, capire l'impatto sulle persone, e questo è anche quello che io volevo un po' portare alla luce, ed è quello, è l'impatto sulle persone la cosa a cui dobbiamo pensare oggi, se vogliamo fare una lotta antirazzista. Dobbiamo sentire le parole, le voci di chi viene ancora costantemente razzializzato, o di chi, nonostante sia italiano o italiana, viene così non riconosciuto come tale. Per cui appunto era per me importante andare oltre appunto i discorsi che spesso nascondono invece di rivelare la realtà. Grazie mille, grazie Silvana. Io devo dire, a partire da queste vostre riflessioni, una cosa che mi era rimasta, ma a cui hai risposto adesso verso la fine, è come ti è venuto di raccontare questa storia e come questa storia si è sviluppata, che è qualcosa che ci hai già cominciato a raccontare, e non so se ci possono essere altri riferimenti, ma che mi pare che possiamo anche fare un passo in più, nel senso che tu dici, io in questo libro parlo dagli anni 40 agli anni 80, in realtà nelle conclusioni tu rifletti molto sulla legge della cittadinanza, su come cambia all'inizio degli anni 90, eccetera, e forse per i nostri, diciamo, pubblico può essere interessante arrivare anche lì, anche se poi noi speriamo che il libro lo leggano, quindi diciamo di non rubargli tutta la sorpresa, ma in realtà mi pare che ci sono invece tante storie che emergono da questo libro di cui non abbiamo parlato nel dettaglio e che sono la parte anche più ricca, nel senso che qui sono emerse, è emersa la traccia delle idee, diciamo della costruzione, no? Anche intellettuale che c'è attorno alle storie che Silvana Patriarca ricostruisce, ma il libro è fatto proprio delle storie di bambini e di bambine, delle loro madri e delle loro relazioni, con cui ovviamente qui vi lasciamo per la lettura. L'altra questione che mi ha colpito è che, diciamo, mi è capitato anche attraverso studi di miei studenti, ex studenti, appunto di verificare come il tema della cittadinanza e del rapporto tra cittadinanza e, diciamo, razzializzazione non riguardi solo, che già non sarebbe poco, il colore della pelle, ma che riguardi più ampiamente, no? Anche il modo in cui si parla, il posto in cui si è nati, eccetera. Cioè che c'è un'idea forte dell'italianità che non è un'idea solo razziale, ma è un'idea molto confinata culturalmente, linguisticamente, di che cosa sia l'italianità. No? E questo, diciamo, è un tema che a me interessa, perché appunto riflettendo e studiando il fascismo, insomma, si vede molto chiaramente come il fascismo dal punto di vista politico, culturale, storico, eccetera, costruisca e ricostruisca un'idea di italianità molto
molto chiaramente, con una volontà politica molto forte e molto esplicita, e noi in fondo non abbiamo fatto i conti appieno con diciamo, la profondità di questa costruzione e ricostruzione, che è vero che riguarda un periodo ormai tutto sommato breve, perché ovviamente dal fascismo sono passati ormai molti più decenni di quanto il fascismo è durato. Però di fatto, siccome non c'è stato, secondo me, un progetto analogo, anche per fortuna, voglio dire, per certi versi, nel senso che questo è anche un po' l'elemento democratico, no? Cioè che non si costruisce a tavolino un'idea, ma che però di fatto questo ha fatto sì che questa costruzione dei confini dell'italianità che riguarda la cultura, la lingua, la memoria, la storia, eccetera, non abbia avuto un vero processo decostruttivo e ricostruttivo. No, e per cui ancora adesso vale la pena discutere e riflettere su questi temi, perché di fatto ci siamo ancora dentro, non ne siamo completamente usciti. E quindi, diciamo, per questo penso che possiamo esserti grate di questo tuo libro, che ci aiuta a pensare su questi, a riflettere su questi temi. Non so se Valeria voleva aggiungere qualche cos'altro prima di lasciarti ancora la parola. In realtà sarebbero tantissime le cose, per cui faccio fatica a sceglierne qualcuna. Aggiungo soltanto che sì, sono molto, molto d'accordo con quello che ha detto Giulia adesso, anche sulla la necessità di articolare ulteriormente questo discorso di italianità e non italianità, non soltanto attorno alla questione del colore, per comprendere la realtà attuale, perché è fondamentale. Invece due cose delle tante che vorrei dire. Una sull'ultima questione che ha detto Silvana, che è vero, che io ho trascurato nel presentare il libro, invece un tema centrale è quello del ridare la voce, di dare la voce, meglio ancora di ascoltare le voci che sono state già, diciamo che esistevano già e che però forse non hanno avuto la risonanza che avrebbero dovuto, delle persone che sono state protagoniste. Io ho citato le donne, ma ci sono appunto le voci di alcuni di questi ex bambini che raccontano la storia dal loro punto di vista. Quindi cosa vogliono dire quelle scelte, tutti quei discorsi attorno a loro calati nella realtà quotidiana? E questo è importante. Dal punto di vista della ricerca storica, ovviamente è una delle grandi sfide, cioè trovare le fonti per raccontare queste cose, perché noi è bello andare in archivio, e anch'io lo trovo più interessante e stimolante che fare un lavoro solo in biblioteca. Però poi fuori dall'archivio ci sono anche altre cose, ci sono le persone vive con cui tra l'altro è molto più difficile rapportarsi che con fonti d'archivio, perché dire io sto scrivendo della tua storia viva vuol dire prendersi una responsabilità ulteriore rispetto a un lavoro su argomenti più distanti, su persone a cui non necessariamente si danno nome e cognome o che sono ancora lì a vivere quella storia o quel che rimane dell'impatto di quella storia. Quindi io ringrazio Silvana per questo lavoro, non so se questa sia una domanda che merita una risposta, però invece per chi leggerà il libro è una questione secondo me da tenere a mente mentre lo si legge, come un lavoro molto attento, di cura anche delle fonti, è molto importante per raccontare poi la storia come emerge. L'altra questione su cui sono molto d'accordo è sulle parole di cui ci si riappropria, che cambiano il significato. È vero che una delle differenze tra la nostra mancanza di parole per parlare di razza e di razzismo deriva dal fatto che non c'è stato nei decenni dopo, diciamo nel secondo Novecento, forse sì, negli anni 90, effettivamente lì che poi cambiano molte cose, neanche un movimento di risignificazione di un lessico che è rimasto quindi lo stesso del periodo precedente, del senso del fascismo, a dire quelle cose, le stesse cose del fascismo. Invece c'è, secondo me, ormai in atto un lavoro di anche di
sul linguaggio fatto da attiviste, attivisti, da afro-italiane, soprattutto donne, ma anche afro-italiani in Italia, che forse effettivamente, come dici tu, Silvana, è la chiave per cambiare. Penso alla parola meticcio, meticciato, che era una parola, credo impronunciabile, sì, no, forse un po' più di 10 anni fa, e adesso è rivendicata. Io parlando con Vittorio Longhi, ad esempio, lui lo utilizza, e questo è un lavoro di riappropriazione. Allora, a quel punto quella parola vuol dire un'altra cosa rispetto a quello che voleva dire nel 1939-40, ecco. Lascio la parola a Silvana, però. No, hai assolutamente ragione, esatto. C'è questo, bisogna ascoltare chi fa gli attivisti antirazzisti, gli italiani non bianchi oggi che fanno appunto questo lavoro culturale anche per cambiare i nostri modi di vedere la cultura italiana e per renderla inclusiva. Quindi le parole per dirlo. Sono molto importanti e dobbiamo appunto sentire queste altre voci. E in effetti, questo libro nasce anche dal mio incontro con una di queste voci dei bambini, non più bambini, insomma, della guerra, cioè la voce di Antonio Campobasso, che pubblicò appunto un libro che era in parte una memoria autobiografica, ma molto più di quello, una denuncia di tutte le cose che aveva dovuto, dell'oppressione che aveva subito, insomma, in varie istituzioni, nel crescere in una società che lo rifiutava in molti modi. Per cui, appunto, bisogna ascoltare queste voci. Quando io ho detto che avevo voglia di tornare in archivio, cioè, l'archivio mi ha anche permesso di sentire un po' alcune di queste voci, appunto, perché c'erano, ad esempio, negli anni 50, questi assistenti sociali che descrivevano un po' le vicissitudini di questi bambini e in qualche modo attraverso le loro voci potevo sentire un po' queste altre voci. Però, appunto, poi c'era un'altra voce importante di una madre, anche che ho scoperto appunto all'inizio quando mettevo un po' insieme le idee per questo lavoro, che è Silvana Galli, che è appunto una madre che dice: io ho avuto una vera storia d'amore, ho deciso di tenere questo bambino nonostante le pressioni della mia famiglia, della comunità in cui vivevo, mi spingessero in una direzione completamente diversa. Quindi c'è, cioè, questa rivendicazione anche qua, di agency, è stata importante per concepire questo libro, insomma. Quindi senza queste altre voci, questo libro sarebbe una cosa molto diversa. E ho cercato appunto di ascoltarle. Mi piace questo termine che hai usato, Valeria, di ascoltare queste altre voci, perché spesso, quando parliamo di razzismo e così via, non tendiamo a non ascoltare queste voci, invece bisogna ascoltare le voci di chi è stato, insomma, il bersaglio di questi atteggiamenti. E purtroppo, devo dire, abbiamo questa conversazione pochi giorni dopo questo orribile episodio di razzismo negli Stati Uniti, che è legato, insomma, anche alla diffusione di questa pericolosissima teoria cospirazionista della cosiddetta grande sostituzione, e che purtroppo sta espandendosi enormemente con la collusione non solo, diciamo, degli estremisti, ma di partiti istituzionali veri e propri. E quindi, insomma, l'abbiamo visto, ormai è una teoria che circola, una teoria cospirazionista che circola ovunque. Per cui dobbiamo appunto attrezzarci per questi nuovi sviluppi. Quindi forse gli studi appunto su queste questioni si rendono sempre più necessari. Va bene.
Allora, io penso che abbiamo attraversato tanti dei temi di questo libro. Spero che non solo questo dialogo possa essere stato di interesse, ma anche che sia veramente un suggerimento utile di lettura per quanti tra chi ascoltano, non, tra chi ascolta non hanno ancora letto questo importante volume di Silvana Patriarca, che spero possa essere l'inizio di una stagione, ulteriore di studi, come in parte, diciamo, abbiamo visto sta già avvenendo e che spinga appunto a riflettere di più su appunto il razzismo, l'identità italiana, ma anche le connessioni transnazionali, le relazioni che esistono, no? Tra il pensiero razzista e le pratiche razziste italiane, europee e statunitensi, e sull'interrelazione anche che può esistere tra il discorso antirazzista in Italia, in Europa e oltre, diciamo. Bene, quindi ringrazio ancora moltissimo Valeria De Plano e Silvana Patriarca di questo dialogo. Vi ricordo che ci sarà un ultimo appuntamento dei giovedì del Parri il 9 giugno e verrà discusso il volume di Maya De Leo, anche questo uscito nel 2001, 21, scusate, che si intitola Queer. E vi saluto e vi rimando a questo prossimo appuntamento. Intanto grazie e buonasera a tutti e a tutte. Grazie, Grazie. grazie Valeria.